Tito Ammirati, presidente della cooperativa sociale Arcobaleno di Torino e anche presidente dell'associazione Rete 14 Luglio. Tito, è la seconda edizione di questa biennale, a quali gruppi, a quali incontri, laboratori hai partecipato questa mattina e cosa ti ha colpito di più? Allora, beh, noi siamo molto legati alla Biennale come Rete 14 Luglio, perché tu devi sapere che la prima Biennale che si svolse a Genova noi partecipammo ed è lì che nacque la nostra rete. Questa voglia di mettersi insieme, di provare a ragionare sui nostri temi, cooperative sociali di inserimento lavorativo che in Italia, in particolare in 7 regioni, provano a individuare soluzioni per lo sviluppo e la costruzione di prospettive future. Oggi abbiamo fatto un momento credo importante questa mattina, grazie anche alla disponibilità di amministratori, di alcuni dirigenti, massimi dirigenti delle municipalizzate, la presente Roberto Paterlini dell'AIRA in Ambiente, c'era Diego Dutto, coordinatore nazionale della cooperazione sociale all'interno di Lega Coop, c'era un avvocato che è un membro dell'osservatorio Appalti e ci ha portato alcune sue novità rispetto all'evoluzione normativa sul tema, il tema delle regole, il tema degli appalti, il tema di come garantire un utilizzo, come dire, intelligente degli appalti per creare inclusione sociale. Quindi comunque un'esperienza positiva anche in questa seconda edizione. Tito, invece oggi pomeriggio, sempre nell'ambito delle iniziative della Biennale, si è svolta ormai come di consueto l'assemblea della rete. Ecco, un'assemblea molto partecipata, avete dibattuto tanti temi, le necessità dei lavoratori delle cooperative, ho sentito anche che c'è un embrione di carta etica che deve essere partorita. Ce ne puoi parlare? Assolutamente, il primo tema che abbiamo discusso, che ci sta impegnando parecchio in termini di pensiero, di strategia, è legato al welfare. Un tema di grande attualità, si parla molto di welfare aziendale, noi ci stiamo interrogando per capire se si può adattare alle nostre imprese un sistema di welfare più rispondente alla tipologia di chi siamo noi, di chi sono i nostri colleghi lavoratori, in particolare quelli magari con più difficoltà. Il secondo tema che abbiamo trattato è la presentazione della prima bozza di carta etica. Per noi di nuovo non vogliamo che rimangano carte nel cassetto questi lavori, ma vorremmo assegnare a questo lavoro, a questa carta, un significato di profondo di ciò che siamo veramente, e quindi vorremmo che si distinguesse anche un po' da quelle che sono le carte etiche che normalmente si trovano all'interno delle aziende, cercando ciascuno di noi di assumersi una responsabilità per poter armonizzare radicalità e compromesso affinché si trovi la giusta armonia di chi siamo e che cosa vogliamo fare. E ce n'è molto bisogno visti i tempi che viviamo. Ti chiedo un'ultima cosa, una curiosità che abbiamo visto all'ultimo punto dell'ordine del giorno. C'è un film che sembra stia per uscire, deve essere presentato in festival. Siamo curiosi anche di sapere di che cosa si tratta. Ormai circa un anno fa abbiamo fatto una scommessa veramente corale, nel senso che molte cooperative, molte associazioni, alcune fondazioni e poi infine anche Rai Cinema hanno finanziato la produzione di un film che non è solo il film di Arcobaleno ma il film di tutta la rete, si chiamerà Al massimo ribasso, cercherà di raccontare in maniera molto, come dire, parallela a quella che è la linea narrativa del film, di raccontare un po' le derive che generano le gare al massimo ribasso. Ieri a Roma, in una giornata difficile, abbiamo consegnato a Rai Cinema il film, perché ormai abbiamo completato la realizzazione, adesso lo abbiamo presentato ad alcuni festival e incrociamo le dita, speriamo che ci dicano che lo prendono e così potremo vederlo. Comunque sia, laddove non lo prendessero, organizzeremo dei momenti ad hoc in diverse città, in particolare rispetto alle città che hanno, come dire, coprodotto, collaborato alla realizzazione del film. Perfetto Tito, complimenti e grazie ancora. Grazie.